De Laurentiis, Polito, Mignani, un tridente fondamentale per le sorti del Bari Calcio. Un Bari che è tornato in Serie B dopo il fallimento dell'epoca Giancaspro e che ha voglia di fare le cose per bene e di puntare a un campionato importante. Perugia Bari è una sfida nella sfida, è una sfida tra i ricordi. Un tempo Maciste Bolchi contro Aldo Agroppi in quel campionato dell'84-85 che il Bari concluse con la promozione in Serie A proprio a discapito di un Perugia che invece la perse per un punto. Perugia Bari anche Luciano Gaucci contro i fratelli Matarrese, prima contro Antonio Matarrese e le mille polemiche. E poi per la lite contro Vincenzo, in quel Perugia-Bari del 1999, quando Duccio Innocenti, difensore del Bari, alzò il gomito e il nostro centrocampista Renato Olive perse di fatto l'arcata zigomatica. Si impose il Bari e diciamo che negli ultimi anni il Bari ha sempre avuto la meglio sul campo del Perugia, all'ultima sfida appunto. E risale a quel campionato del 2017-2018 quando i pugliesi si imposero per 3-1. Il Bari che affronterà il Perugia domenica è un Bari dalla fisionomia definita, molto ben dettagliata, che sotto la sapiente guida di Michele Mignani ha trionfato alla grande anche in Lega Pro. In porta c'è la giovane promessa Caprile che il Bari ha acquistato dalla Pro Patria ed è un numero uno di belle speranze. Potrebbe essere il nuovo Buffon, dicono i ben informati in Puglia. Comunque sia, ha scalzato dalla titolarità l'esperto Frattali. La difesa a 4 da destra a sinistra si compone di Puccino, il capitano Di Cesare, Vicari, l'ex difensore centrale della Spal, e Ricci. Sulla corsia Mancina. Ultimo acquisto in difesa si accomoderà verosimilmente in panchina è lo sloveno Zuzek, che è bravo sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista fisico. Per quanto riguarda il centrocampo, è molto molto importante il binomio Maiello-Maita, laddove il regista ufficiale è appunto Maiello, l'ex Frosinone. Mentre il regista mascherato che compie il lavoro occulto della squadra è Maita, una promessa del calcio del sud perché si è imposto molto bene a Catanzaro e ancor meglio ha fatto a Bari. Maita non è soltanto un regista occulto mascherato, ma è anche una mezzala rifinita e raffinata ed è un calciatore importante per la categoria. Dall'altra parte ecco il cavallo di ritorno, Michael Folorunsho, di proprietà del Napoli, che già disputò un campionato a Bari sotto la guida di Cornacchini prima e di Vivarini poi e perse un'occasione, diciamo, perché non riuscì a rendere al meglio in quel campionato e fu ceduto al Pordenone. Poi tra Pordenone e Regina ha fatto il suo egregio lavoro in Serie B, tanto da guadagnarsi il ritorno in Puglia e lo ha fatto esplodendo un siluro contro il Parma che di fatto è valso ai tifosi presenti al Tardini il prezzo del biglietto. Sulla tre quarti ecco Ruben Botta, calciatore argentino che volle a tutti i costi Andrea Stramaccioni nell'Inter, una delle ultime formazioni di Massimo Moratti. Botta non ha mai, diciamo, fatto vedere il proprio talento all'Inter, né lo ha fatto al Chievo, ma lo ha fatto e come prima a San Benedetto e a Bari poi. Si è preso la cabina di regia con la tecnica sopraffina e con quella capacità che solo i grandi trequartisti sanno dare al pallone quando gli parlano con confidenza. Il tandem d'attacco verte su Mirko Antenucci, ex Spal centravanti vero della squadra, e su quello che in questo momento il Jolly, il giocatore in rampa di lancio, che sta solleticando anche l'interesse del CT della nazionale marocchina, ovvero Wally Khedira, che tanto male fece al Perugia durante un Mantova-Perugia della stagione
di Serie C 2020-2021, quando i virginiani si imposero con un 5-1. Ecco, Khedira è un calciatore che attacca la profondità, che sfrutta e crea spazio, che ha tecnica, che ha velocità e che ha una bella visione di gioco. Insomma, il Bari è un galletto non facile da pelare. Riuscirà il Perugia a conquistare i primi 3 punti? Beh, l'augurio è proprio questo. A Castori, l'ardua sentenza.